funziona così. La persona con la sedia a rotelle si rivolge all'ufficio informazioni della stazione dove lei sta per prendere il treno. E l'ha detto già dentro, no? Dentro l'ufficio, quello che serve per stare sul treno. Okay? Poi che fa? Chiama la stazione di destinazione, perché lei comunque, una persona, un ragazzo, comunicano la destinazione, che poi sta anche una stazione centrale. Alla fermata ti troveranno un addetto della stazione come ti hai visto adesso, che aspetta la persona, se ne prende cura, ma prende e l'accompagnerà al gate. Questo è il rispetto. Uno, rispetto a queste persone che hanno difficoltà. Seconda cosa, agevolazione del sistema di trasporto, perché automaticamente rende tutto molto più elastico, molto più fluido, quindi non genera nessun ritardo, perché se non si sapesse ti ferma nella stazione circa un minuto in linea di massima, quindi è rimasto nella stazione, cioè nello stesso tempo che sarebbe rimasto in una situazione normale, come adesso, che noi stiamo aspettando il treno, il tempo che la gente scende e sale e parte. No, non diamo la colpa poi a quelle due persone che non hanno aspettato che veniva tolto, cioè sono uscite subito. Credo che la prima ragazza l'abbia fatto perché si sentiva un attimo, stava in mezzo, no? Stava un po' troppo avanti la porta, quindi creava un impedimento per l'operatore per poterla prendere la sedia a rotelle e portarla fuori. Quindi diciamo lei è uscita, e la seconda mi sembrava fretta. Però questo è, succede pure negli autobus, in tutti gli autobus che qua, almeno io tipo vi parlo qua a stand-by, non so se sono più capace, ma credo che comunque così l'autista, bisogna chiedere l'autista si adopera o c'ha la stessa cosa per salire, la lampada per salire, oppure c'è la lampada automatica che fa abbassare il livello, no, gli ammortizzatori del lato scendono, in maniera che la persona può essere agevolata a salire con i loro posti, poi dove possono diciamo ancorarsi nell'altro, dove possono attaccare anche nei treni. Vagoni predisposti per persone che hanno la sedia a rotelle. Sono sicuro che non è una cosa che, oh mio Dio, ci sta un sacco di parte del mondo una cosa che ho visto pure nella strada. Però volevo condividerla con voi perché è una cosa carina, una cosa bella che mi fa comunque. A me rende felice perché quando le persone che hanno bisogno non vengono lasciate così abbandonate al loro destino. Quindi c'è questa presa di posizione, di cura. Come avete visto un po' che tutti le fermate dei treni hanno il percorso dei non vedenti, la linea gialla per non vedenti ce l'hanno ovunque, ma è una cosa bella. Poi devi sapere che la città dove voi vivete viene fatto un servizio del genere per persone che hanno difficoltà a muoversi, no, e hanno bisogno della sedia a rotelle per poter spostarla da un punto a un altro.